Utenti del web, benvenuti alla rubrica Fuori dal Comune. Siamo qui con il sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi, che ci segue dal suo ufficio in municipio e andiamo subito a vedere quali sono le domande che gli rivolgiamo oggi. Buongiorno intanto sindaco. Il signor Ranieri focalizza la sua attenzione sulla viabilità cittadina. Scrive: Mi sono trasferito qui nel 1975 e da allora c'era una strada che andava e una che veniva. Da alcuni anni per percorrere 50 metri se ne devono fare almeno 150. Questo con maggior consumo di benzina, con costi maggiori per noi e maggiore inquinamento per la città. Sicuramente tutto è iniziato prima del suo mandato, ma ripristinare quella strada che va e quella che viene potrebbe aiutare le famiglie meno abbienti. Non capisco infatti, scrive ancora Ranieri, la logica, ma sono pronto a cercare di capirla se spiegata. La logica esiste, perché la vertiginosa crescita che c'è stata dal punto di vista urbanistico nella nostra città si accompagna anche ad una diversa circolazione e articolazione della viabilità cittadina. Infatti, nelle zone più vecchie, possiamo dire, le strade sono più difficili da allargare, naturalmente, e quindi l'aumento delle auto in circolazione impone di diversificare le direzioni con i sensi unici e con le rotatorie. Si allungano forse le distanze, ma si accorciano anche i tempi di percorrenza e si diminuiscono anche gli incidenti. Ogni rotatoria implica un 60% di incidenti in meno e generalmente gli incidenti non sono mai stati mortali. Nelle aree nuove le strade sono più lineari, però resta la complessità di far combinare la urbanizzazione cosiddetta residenziale con quella commerciale e di servizi per una città che comunque non ci dimentichiamo è passata da 60.000 abitanti del 1975 agli oltre 80.000 dei giorni nostri. Ci è arrivata poi alla nostra posta elettronica la protesta di due genitori verso la decisione di fare a senso unico la strada all'interno della cittadella dello studente, con ingorghi e perdita di tempo per i genitori che accompagnano i figli a scuola, dicono, sempre secondo questi due grossetani, e quindi la domanda è: si prevedono delle alternative? Si tratta di una sperimentazione che dovrebbe vedere un bilancio finale il mese di maggio. Un mese di scuola ci voleva per capire l'articolazione della viabilità della cittadella. È chiaro che la cittadella è di proprietà dell'amministrazione provinciale, che ha quindi competenza anche sulle strade di quella zona. Il comune, naturalmente, di concerto con la provincia, ha posto i luoghi chiave dei propri operatori di vigilanza, che sono a supporto dei cittadini per le varie informazioni. Purtroppo bisogna sperimentare, provare prima di capire e quindi di trovare le soluzioni definitive. E come tutte le sperimentazioni va quindi studiata per bene quella attuale e lo stesso assessore alla viabilità dell'amministrazione provinciale ha già detto che valuterà con attenzione i risultati di questa sperimentazione. È chiaro che la viabilità in quella zona è una viabilità che non si può limitare alla sola cittadella dello studente, ma noi stiamo ragionando sul doppio senso di marcia su via Brigate Partigiane, il senso unico invertito su via dei Mille, quindi con una complessiva organizzazione della viabilità e soprattutto abbiamo previsto nei nostri strumenti urbanistici una bretella di collegamento. Quindi dietro all'Istituto per Geometri, per capirci, ai centri commerciali, alle altre realtà che sono presenti, che poi arriverà fino a Piazza Barzanti. Quindi questo è il discorso fondamentale, quindi via Aurelia, via Scanzanese, queste due realtà fondamentali dietro ai vari centri commerciali e alle varie scuole, quindi una viabilità che potrà essere naturalmente di complemento alla via a senso unico e a fondo chiuso che è via dei Barberi. Quindi questo è fondamentalmente anche un assetto più generale e più razionale, se no noi possiamo, agendo su una parte della viabilità, spostiamo il problema su un'altra parte della viabilità. Quindi giustamente bisogna fare un discorso più complessivo.
Scrive il signor Giuseppe, vorrei sapere il costo in convenzione che il comune di Grosseto sopporta nei confronti di Equitalia per la riscossione dei tributi e se lei, sindaco, è consapevole che di fronte alla necessità che l'ente locale debba contenere i costi, tale servizio potrebbe essere svolto direttamente dal comune. Il costo in realtà si è molto ridotto in quanto l'IMU, l'imposta municipale unica, è una imposta a cui penserà l'Agenzia delle Entrate. Il problema è proprio che non riscuotiamo noi questa imposta, così come non l'abbiamo voluta del resto, così come non vogliamo essere gli esattori dello Stato. E noi riscuotevamo l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili. Quindi Equitalia si occupa al momento della TARSU e poi questo lo fa per legge, quindi dopo lo dovrà fare per quanto riguarda l'IMU. Comunque gli affidamenti che vengono fatti ad Equitalia scadono nel 2013 per quanto riguarda il nostro comune e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, quindi l'ANCI, ha già deciso di dare vita ad una società mista pubblico-privata che svolga questo servizio a costi minori e in modo più efficace. Naturalmente vedremo la proposta dell'ANCI, ma anche stiamo vedendo nella riorganizzazione delle nostre società partecipate di dare a loro anche questa possibilità di riscossione dei tributi del comune. Quindi questo naturalmente dovremo armonizzarlo con la proposta che farà l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia per scegliere quella che è la migliore soluzione per il cittadino. Tutti abbiamo comunque l'obiettivo di contribuire a garantire uno strumento leggero, più attento a tutte quelle che sono le necessità dei cittadini e non a creare dei nuovi organismi che poi alla fine rischiano di sommarsi a quelli attuali, però ecco, naturalmente siamo d'accordo anche sul fatto che la percentuale che viene presa per la riscossione è una percentuale troppo elevata attualmente e quindi naturalmente noi troveremo tutti gli strumenti che ci possano permettere già in un momento così difficile, ma comunque per una semplificazione nei confronti dei nostri cittadini, di dare loro un servizio decisamente migliore. Il signor Fabrizio torna a parlare delle terme di Roselle. La storia la sappiamo tutti, lei sindaco ha detto anche a Striscia la Notizia che i lavori inizieranno nel 2013. Ci chiediamo se sarà possibile creare una cooperativa per poter partecipare al bando per la gestione della struttura e se ci saranno agevolazioni in tal senso nei confronti di società del posto. Questa è la domanda. Noi, per quanto riguarda l'area di Roselle, che come tutti sappiamo sono state costruite quel famoso scheletro negli anni 70, io no, non abbiamo parlato più di terme e non l'ho nemmeno detto anche nelle recenti trasmissioni televisive, quando è venuta per esempio Striscia la Notizia, che è venuta più volte fra l'altro. Io parlo di una semplice struttura, di una piccola struttura, un progetto di un calidario, cioè praticamente un piccolo laghetto con intorno delle poltrone, delle sedie, di cui possono beneficiare dalla mattina alla sera i nostri cittadini. Quindi una cosa molto accessibile, una cosa che nel 2013 verrebbe realizzato mediante un progetto di finanza nei confronti di soggetti privati, una cosa che non costerà più di 2 milioni di euro, tanto per capirsi, non come i vecchi progetti faraonici da 60, 70, 80 milioni di euro che poi abbiamo visto non si sono mai realizzati. Quindi voglio essere molto chiaro, un piccolo laghetto, un calidario, basta che qualcheduno vada a Venturina e vede quello che c'è, poi da lì può nascere una cosa diversa. Quindi non sono le terme come noi le vediamo a Saturnia, come noi le vediamo al Petriolo, come noi le vediamo in altre parti. Non sono questo non abbiamo bisogno di questo, di doppioni, non abbiamo bisogno di fare questa cosa. Quindi chi parla di terme deve stare attento. Noi faremo un piccolo calidario, una piccola struttura che faremo gestire fra l'altro al privato. In quell'area, fra l'altro, noi abbiamo previsto anche nel regolamento urbanistico di prossima approvazione un centro civico per Roselle. Quindi è un'area
che dovrà vedere la nascita di una scuola, la scuola della frazione, che dovrà vedere la nascita di un centro, di un piccolo centro sanitario, che potrà vedere la nascita di una palestra, di luoghi di aggregazione. Quindi l'aspetto legato al calendario è solo una parte, una piccola parte di quest'area. Tra l'altro, su questa vicenda delle terme, è una vicenda che da anni c'è un contenzioso che certo non ha causato l'amministrazione da me guidata, sia nel primo mandato che nel secondo. A novembre ci sarà una sentenza di appello e naturalmente la vicenda è che noi già possiamo cominciare a studiare questa possibilità di organizzare quell'area e naturalmente lo faremo senza, come ho detto, fare opere faraoniche, quindi piccole opere. Poi, naturalmente, negli anni potrà nascere anche un termarium, potrà nascere anche piccole altre cose. Però intanto noi cominciamo con un laghetto, piccolo laghetto, quindi un piccolo laghetto che potrà essere utilizzato dalla mattina alla sera, quindi nell'arco della giornata. Non abbiamo bisogno di fare cose che poi non serviranno o faraoniche che non serviranno a nessuno. Quindi ecco, vorrei essere con queste parole, una volta per tutte, chiaro, insomma, perché che non vi siano attribuite affermazioni che io non ho mai fatto. Infine una donna, la signora Sara, le chiede, viste le difficoltà note a tutti in cui versa il mondo del lavoro e soprattutto le problematiche delle donne mamme che a fatica riescono a tenersi stretta un'occupazione, come mai un comune come Grosseto non prevede almeno un asilo comunale aperto anche nei mesi estivi, almeno fino alle 15:45 se non fino alle 17, con il tempo prolungato ed ovviamente dietro un pagamento maggiorato. Una soluzione questa che si rende necessaria per tante famiglie che non hanno la possibilità di andare in ferie o parenti che li aiutino con i bimbi. Sara dice anche di non considerare l'asilo di Marina in quanto quattro viaggi sarebbero comunque un peso sia economico che di tempo per chi lavora in città. Grazie Sara, la tua è una richiesta molto intelligente e oltre che legittima. Infatti noi ci siamo attrezzati in questo senso. A luglio e per quasi tutto agosto aprirà a Marina sia la scuola dell'infanzia, quindi la cosiddetta scuola materna, sia che il nido, mentre in città sarà aperto un asilo nido e un'altra scuola dell'infanzia tra quelle che avranno ricevuto più domande. Quindi ciascuno nella sua scuola o dell'infanzia o asilo nido. A questo punto le due strutture apriranno agli iscritti di tutte le scuole la disponibilità di posti vacanti. Quindi questo è un servizio che verrà dato nel periodo estivo che sarà molto utile per le famiglie. Ne daremo notizia noi al termine delle iscrizioni, quindi chi è interessato può benissimo cominciare ad iscriversi. E certo, servirebbero molti soldi per fare di più, perché comunque noi questi servizi capiamo che sono utili per le famiglie, però sappiamo anche che sono anche costosi per l'ente, anche perché comunque le famiglie non pagano tutto il servizio, ma compartecipano a questo tipo di servizio. Quindi, naturalmente, le compartecipazioni non sono sempre molto, non sono alte, vanno a seconda del reddito. La strada però che può essere intrapresa è anche quella dei nidi aziendali. E per esempio l'azienda sanitaria ha progettato e realizzerà un nido aziendale. Anche le grandi strutture militari, le grandi strutture della città, come per esempio il Quarto Stormo, ci ha contattato, ma anche il Savoia Cavalleria. E in più anche gli artigiani nella zona artigianale sono interessati a fare anche degli asili in questo senso. Quindi chiaramente noi dovremmo cercare di integrare sempre di più le strutture pubbliche con quelle private, naturalmente accreditate e quindi anche che hanno un sostegno dell'ente pubblico. Quindi ti ringrazio per questa tua domanda. È tutto per questa puntata, grazie al sindaco per essere stato con noi e per essere intervenuto. E rivolgiamo il solito invito a tutti i cittadini, a tutti coloro che ci seguono, ad inviarci le domande che rivolgeremo ad Emilio Bonifazi all'indirizzo email fuori dal comune chiocciolamaremmanews.it. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata.